sei nato maschio, ma i tuoi ti volevano femmina. Poi i compagni di classe ti prendevano in giro. Poi hai litigato con un amico. Poi hai avuto problemi sul lavoro. Tanti fardelli che si aggiungono uno all'altro, come tante borse da portarsi dietro. Non sapendo come fare, copriamo tutto come con un cappotto. Ma muoversi rimane incredibilmente difficile. Kevin e Suzanne Harris sono venuti dalla Nuova Zelanda per insegnare a liberarsi di tutte queste borse. Sono dottori dell'anima e si rivolgono a tutti i cristiani che hanno bisogno di aiuto. Il progetto si chiama Living Waters. Uno dei suoi principali sponsor è Paolo Sorbi, leader del Movimento per la Vita a Milano. Io ero invaghito di questo compagno di classe. La maestra l'aveva capito, l'avevano saputo, e da lì entrai nel giro degli psicologi. Gli psicologi, come sapete, oggi dicono che è una cosa normale. Cioè tendono, la psicologia tende purtroppo a dire che bisogna accettarla. I miei genitori, anche loro, accettarono la situazione e io ben presto cominciai a fare questo coming out, si dice nel gergo, cioè uscire fuori. E quindi iniziai questa identità. Mi sentivo altro che meno di maschio, volevo cambiare sesso. Era sulla lista di chirurgia, mangiavo l'ormone femminile come le caramelle. Sì, era un transessuale. È Gesù che guarisce, non noi. A mio parere l'omosessualità è proprio una continua ricerca tra uomo e uomo di appropriarsi di qualcosa che uno non ha. Secondo me è un profondo disagio. Se tu vuoi vedere i locali anche, per esempio, molti locali con la stessa timbro di associazione arcigay parlo, ci sono molti locali dove dentro hanno delle dark room, dei locali proprio dove dentro fanno sesso, e quindi questo non è uguale all'eterosessualità. Cioè loro continuano a ricercare questi rapporti tramite il sesso, e quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, che anche Freud, che è il padre della psicologia, lo spiega. Solo che oggi è un po' tutto coperto dalle lobby gay.